Bella ragazzi, qui è Elle e prima di farvi vedere il gameplay della prima missione di Pac-Man and Ghostly Adventure voglio precisare che il gioco aveva due date d'uscita, il 29 ottobre e il 14 marzo 2014. Ora, ho visto su YouTube che ci sono altri video di gente che l'ha giocato la versione che ho io, però in inglese. Penso che questa sia un'anteprima italiana, perché non ho visto altri video di italiani giocare a questo Pac-Man o far vedere le missioni. Quindi speriamo che sia la prima, una mia anteprima, cioè come FaVJ è stato il primo a fare Slender, io sono stato il primo a fare Pac-Man. Vabbè, spero vi piaccia il video. Come sempre vi invito a mettere un mi piace, scrivere un commento e iscriversi alla pagina di Facebook che trovate in descrizione e qua su YouTube. E ora potete godervi il vostro gameplay. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Elle e oggi sono su Pac-Man e alle avventure mostruose. Mi sembra che questa sia una piccola anteprima perché è l'unico gameplay che ho trovato su internet, su YouTube, era di una versione per Wii U. Il gioco dovrebbe uscire il 14 marzo 2014, qua in Italia, quindi è leggermente avanti. Io vi farò vedere solo la prima missione, dopo ho continuato per vedere se funzionava. Adesso vediamo. Oh, dai. Pac-Man nelle forme. Sir C, we're here! Non leggo i dialoghi perché sennò... We got here as fast as we could! It sounded important! Why would Sir C call us and then not be here when we showed up? Don't get your power berries in a bunch! I'm right here! Yikes! Whoa! Sorry about that. Didn't mean to drop in on you unexpectedly. I've got something important to show you. A little help? Che bella. Cos'è questo coso? Don't worry, I'm fine. Pac-Man intanto non aveva il naso, però... Anywho, check it out. Look what I found. Ok, mele nell'aria. Whoa! Those are just like the globe my parents left for me. The one that led us to the Temple of Slime. Yep, only these don't seem to work. The other one was powered up. These just don't have any juice. It's like all their energy escaped somehow. I was hoping maybe you three could help me collect enough globe energy orbs to get them working. We're on it! Let's get out there and... Whatever it is, it's gonna have to wait! I really should ghost-proof my lab! Pac! Atreus is launching another ghost attack on the city! Pac-Man! There you are! Pac-Copolis is under attack! What else is new? What does Atreus want this time? We're not sure. He seems to have taken something from the storage building at the Science Center, but we don't know what it is. Oh no! The Frigidigitator! Frigidigitator, what's it? It's a freezing machine. I invented it to cool things down if Atreus ever tried to build another one of those furnaces to heat up Pac-Opolis. What would Atreus want with that? I don't know, but I bet it's nothing good. I better get out there. Be careful, my boy. Oh, and don't forget to collect energy for the globes while you're out there. Torta, mangiano una torta segnata a Pac una vita extra. Buono, invasione. Vediamo come si vede. Intanto la grafica è moderna. Eccoci. Pac-Man, morso, premi X per divorare gli spiriti. Boh, premi Y per... Ok, non lagga. Oddio, mi sta laggando un po'. Prova tipo lento così da poter farvi vedere anche prova. Tanto... Oh, that's slimetanium! If you collect enough of that, I might be able to build you something that'll give you some extra hit points. Comunque, subito
commento è bello, che graficamente è fatto da Dio, fatto in uno stile cartone. Andiamo a vedere. Ok, qua ci sono le palline. Una cosa sbagliata, burger. Ehi, mia nonna. Tanto vedo, l'interazione è leggermente semplice, c'è solo la faccina di Pac-Man. E la mano che ti fa vedere come Pac-Man, che è il suo potere di spaventare. Che non posso mangiare in monte? Fantasmini. Entra, piena. Every time you eat a ghost, you get its eyes. Kinda gross, I know, but collect enough of those babies and you'll earn extra lives. Va bene. Usiamo il potere che ho. To activate a pull switch, jump and shot the ball at the end of the chain. Ho detto vi farò vedere solo la prima missione perché prima la voglio giocare per conto mio. E secondo volevo farvi vedere solo questa piccola anteprima del gioco che non so ancora se è uscito veramente qua in Italia oppure no. Vai, parti! No, no, no. È troppo bello. Non la smetterò mai di dire. Se comunque. Vai! Questo commento risolva solo io che l'ho giusto. Solo così. Troppo forte. Ho preso 76. 76. No, si cambia. Hanno lasciato anche il solito verso. Quello là che fa quando prende le palline. Oh, mi sta sul cazzo che parte. No. Oh, combo. That's a power berry. Eating power berries gives you special attacks and other powers. Ok. Vediamo. Ok, era blu. Vedi che cosa mi dà. Sì, no. Fuck ghiaccio, ma esplosione gelida premi Y per lanciare un'esplosione gelida con gelida a certi nemici per... Che figata! Quanto bello è! Proviamo!
ricorda Mega Man questa cosa. Sapete quando Mega Man si trasforma e prende tutti i poteri quelli là? Ad esempio, come caso di Super Mega Man che si trasforma di fuoco. Tipo così, dai. Comunque è troppo. Ai, hard rock. È troppo forte. Use your ice breath to freeze it before you chomp. Very tasty. Prendiamoci il nostro
limone. Tornato normale. Perché calci il limone? Vabbè. Bello. 7 vite, 282 palle, 3 palle fighe, 180 fantasmini e 2 gettoni. Ok. Dai, dai. Livello sbloccato panico al parco. Quindi è quello. Ok, qua c'è invece altra gente, però direi di concludere qua il video, perché devo solo far vedere la prima missione. Vediamo Pacopoli, ci sono 5 mondi. Io ho fatto questa e ho sbloccato sangue freddo e panico al parco. Vabbè, termino qua il video, spero vi sia piaciuto Pac-Man, questo nuovo Pac-Man che a me piace troppo. Mi sa che lo rivedrete un'altra volta sul mio canale. Comunque, bando alle ciance, bando alle badanti, spero vi sia piaciuto il video. Come sempre vi invito a mettere un mi piace, a scrivere un commento e a iscrivervi alla pagina di Facebook che trovate in descrizione e qua su YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!